Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Riunioni in settimana per alcune commissioni permanenti. La sesta, cultura per la modifica dello statuto del Centro Piemontese di Studi Africani e la prima, programmazione, per un'informativa dell'assessore competente sull'attività di Finpiemonte. La conferenza dei capigruppo ha definito l'ordine del giorno della seduta di consiglio di martedì 4 marzo, che sarà dedicata alle delibere sulla TC di Biella e sui fondi strutturali europei e alla legge sulla montagna. Sensibilizzare le assemblee legislative a introdurre principi e provvedimenti per favorire la piena rappresentanza di genere, tenendo conto dei diversi sistemi istituzionali esistenti, è l'ordine del giorno approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali riunita a Roma, approvato anche un documento sulle riforme costituzionali. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. La Conferenza dei Presidenti a Roma ha approvato all'unanimità un documento importante sulle riforme costituzionali, in particolare sul nuovo ruolo del Senato, per superare, questo noi lo condividiamo, il bicameralismo perfetto e per far diventare il Senato della Repubblica una Camera di secondo livello, dove siano rappresentati i rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. Talento, estro e professionalità sono gli ingredienti della mostra Rinascita dello Stile, fino al 21 marzo alla sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale a Torino. L'allestimento è stato curato da allievi ed ex allievi dell'Istituto Superiore Aldo Passoni di Torino, Dipartimento Moda e Costume. Monica Pontet, docente Istituto Passoni. La mostra rappresenta la rinascita dello stile e per far emergere gli aspetti didattici di questo lavoro. E ogni tavola di questa esposizione è a tema, ogni tema è seguito dai docenti di dipartimento, ognuno poi nella sua diversità di rappresentazione lascia emergere il proprio stile e la propria capacità creativa. Sono stati presentati restauri e manutenzioni dei dipinti della sala della colazione di Palazzo Reale a Torino. Grazie al contributo del Consiglio regionale e al supporto degli amici di Palazzo Reale è stato restaurato il grande dipinto La Battaglia di Farsaglia, gruppo di cavalieri antichi, e sono stati fatti interventi di manutenzione su altre 6 opere. Appuntamenti. Immagini di uccelli esotici dal raffinato piumaggio tratte dall'opera General Synopsis of Birds dell'ornitologo inglese John Latham sono esposte fino all'8 marzo alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. La mostra, promossa dal Consiglio regionale, espone anche volumi di altri naturalisti e alcuni esemplari di uccelli. Visita virtuale su cr.piemonte.it/mostre. La vita di una regione raccontata in bianco e nero. Fino all'11 marzo, nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris, sono esposte un centinaio di fotografie provenienti dall'archivio storico del Consiglio regionale, raccolte nella mostra Memoria in bianco e nero, il Piemonte com'era quando nacque la regione. È tutto dal Consiglio regionale. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.